È una di quelle, insomma, che mi richiedono spesso e volentieri. Assolutamente sì. Perché parla di estate, parla della nostra stagione preferita, la nostra stagione di riferimento. Siamo un'isola, quindi siamo circondati dal mare, e poi siamo al sud, quindi il nostro clima, e quando c'è freddo noi ci soffriamo, non siamo cose di freddo, non siamo abituati. Noi amiamo l'estate, perché certo, siamo estivi, siamo marini, marittimi, è normale che sia così. E quindi aspettiamo l'estate con ansia, no? L'aspettiamo, non vediamo l'ora che arrivino i primi caldi, i primi giorni di caldo, poi appena fa 2 giorni da cavolo, già ne volessimo più, perché noi siamo fatti da questa maniera, giusto? Perché poi siamo lamentosi, però... Noi abbiamo una cosa bella, abbiamo il mare, come abbiamo detto, e quindi non è che ce ne andiamo al mare, Nuaccio. Nuaccio ne andiamo o bagno. O bagno. È più colorito. Un stadienno, o bagno. Bello, ninghia, maucca, no? Bello, o bagno. E allora, io mi ricordo quando ero bambino, sai, abitando nel quartiere San Cristoforo, quartiere popolare della città di Catania, al mare ci andavo a piedi, perché facevo la strada 80 Palmi, che è via della Concordia, che si chiama 80 Palmi, no perché ci sono le palme a tipo perché è larga 80 palmi. Se mettete 80 palmi uno accanto all'altro... Poi il palmo in realtà non è proprio il palmo, è una, un'unità di misura equivalente a circa 25 centimetri, esatto, che corrisponde quasi a un palmo di mano. Quindi se voi mettete 80 palmi idealmente, esatto, trovate proprio la larghezza esatta della strada. Via Concordia, via della Concordia, detta strada 80 Palmi. E allora uno scendeva via Playa e già era arrivato al faro, no? Al faro comincia faro la Playa. C'è un bowling e da in poi giustamente Viale Kennedy, mare, certo, no? Era una cosa meravigliosa. C'erano quelli più fortunati perché erano motorizzati, avevano la Lapa, l'ape a tre ruote, conoscete le signorine, no? Per cui battevano tutta la famiglia, arrivavano lontano, fino a Brucoli. Brucoli, che già era provincia di Siracusa. È vicino a Catania, ma è provincia di Siracusa. Ma già capisci, già che canci provincia, magari che è vicino. Sei all'estero, quasi. Sei all'estero. Battevano rematina presto, Calapa, un anno, perché il nonno della famiglia sopportavano. Certo. Lo mettevano da rere. Ma perché? Dopo che sono da, per farci pigliare aria, no? Ma povero nanno. E non è come puoi chiudere andare alla Lapa che è mica, un anno. Lo mettevano da rere, attaccavano un po' sotto la do cavallo nella sponda della Lapa, onde vedere che andava un buon anno per Deo. Ma giusto? No, vabbè, però è giusto. Partivano alla volta di Brucoli, Augusta, queste poste meravigliose. A un certo punto, però, sono nate le autostrade, le automobili sono state alla portata di tutti, e quindi la meta per la sana domenica della famiglia catanese o bagno è cambiata. Sì. Oggi la famiglia catanese colonizza quella fascia di costa che va dalla località Fondachello, provincia di Catania, fino alla località Rocca Lumera, provincia di Messina. Esatto. E nel mezzo, che c'è? Tra Fondachello e Rocca Lumera, signorina, stia attenta, c'è una località che tutto il mondo ci invidia, ovvero... Viva e Sì, sono morto. Buonasera, devo signorina. Devo dire che la mascherina la copre. Allora, fra Fondachello e Rocca Lumera... C'è una località che tutto il mondo ci invidia, il Festival del Cinema, il Teatro Greco, ovvero Taormina. Oh, ma che brava! Ma mi ha pigliato una collera, Salvo, ma mi ha pigliato una sintesi. Okay. Grazie, signorina. Taormina, sì. Meta ambita dal catanese, che se ne va nelle spiagge di Taormina, che ti può sorrire alle Toianne, no? Sì, conoscete le Toianne? Certo. Alle Toianne ci sono le cutulisce, signorina, sa cosa sono le cutulisce? Non sai che cosa sono le cutulisce? Ma è troppo giovane, quanti anni hai? Scusami. 18 anni. Ma ci vuole età per sapere che cos'è la cutulisce? No, ma è moderna, è nuova. Ma perché le cutulisce sono vietate ai minori, no, non ho ma... capito, no? Ma... Te lo spiego io. La cutulisce allora, a mare, lei non l'ha tirata la mai. La cutulisce è una pietra, signorina. Cutulisce perché sono cuti, lisci, quindi sono pietre. Va, le, i ciottoli, i come ciottoli si chiama? La selce. Oh. Quindi questi partono, la famiglia catanese oggi va verso le Toianne con la Fiat 128 verde acqua, classica, che loro non se la possono ricordare completamente perché a Catania ce n'è due sole, una alla famiglia Fassapella e una alla Marocchini, perché voglio dire solo Stafine poteva fare, no? La 128 verde indistruttibile, è vero, ecco, è vero, perché ce n'è due ancora che camminano, con portabagagli in dotetto. Il portabagagli era un portapacchi che oggi non si mette più, le auto non hanno più neanche la predisposizione per attaccare il suo portabagagli, ma era un portapacchi che si metteva sul tetto, dove si mettevano oggetti vari per passare la domenica o bagno
in un certo modo, con tutti, come si dice, i crismi. Ecco, basta, con tutti i crismi. I crismi. Sì. No, perché non l'ho battuto male, però stiamo partendo, io ho detto i crismi. Uno degli oggetti importanti, fondamentali per passare la domenica serenamente o bagno è il frigorifero portatile. Mm-hmm. Frigorifero portatile, chi non se ci mette a mezza balata di ghiaccio, la sacata, la pescheria, non è chi che ci manca mensuito, no? Avete presente? Oh. Perché si porta il frigo? Perché ci va umuloni. Umuloni, c'è da spiegarlo. Certo. Per noi catanesi umuloni non è come a Milano, no, che hanno il melone. No. Il melone di Milano, no, abbiamo umuloni, capito? Certo. Minimo 18 kg, sì, minimo. Perché poi facciamo mala combassa con chi ha l'ombrellone vicino, certo, no? Tu devi avere il melone più grosso. Certo, facciamo la gara con quello più grosso, capisci? Certo. No, il melone o umulone, che poi è l'anguria, in realtà viene scelta dal papà. Mm. Il papà, la mattina prima, si reca alla pescheria di Catania, onde c'è umulonaro. Ora, umulonaro, signorina, non è un ortofrutticolo normale come tutti gli altri, perché l'ortofrutticolo che cosa fa, Salvo? Monda la mattina presto, se viene chi lo casa viene, alle due scapola, si dice, perché sì, finisce di lavorare, finisce il turno, ammoglia tutto cose, posa nel deposito e se ne va, ma un mulonaro no, perché un mulonaro ha una catasta, una specie di piramide di 600 muloni, che io da monta il primo di giugno, la smonta il primo ottobre. Sì, si resta sempre lì. Certo. Per cui Rom, dai, che muloni, io se porta a Brandina, io dormi che muloni, sta da 3 mesi, 4 mesi, fino a quando ne viene tutte, no? Per cui un mulonaro è particolare, ora immaginate, questa piramide di 300 moloni, il papà della famiglia che cosa fa? Arriva da, appena arriva in Italia, tutti 300, tutti, e all'ultimo quale vuole, chiedo. L'ottimo, chi non risulta, che appena leva l'auto rotolano, perché appena ci levi quel sostegno si perde io la piramide. Io chiedo scusa, no? Per quello che dirò, però a Catania si dice per quel porco piacere. Sì, così è solo quello. Ma perché lui dal colore, quindi dai caratteri organolettici, certo. Lui ha capito che chi è buono, però ci vuole la riprova. Ai. Eh sì, perché c'è una prova importante ad omolone, qua vedo che tutti ti stiano, anche l'amico mio, come si fa la prova ad omolone? Se c'è doppolia, c'è dare una pammata. Si piglia omolone, si mette sotto la scita, si ci chianda una tembolata, pom! E do sgruscio, cioè dal rumore che produce, si deve capire su è liscio o su è duce. Mio padre, buon'anima, che voglio ricordare. Come no, lo ricordo con grande affetto miei, anche io. Non lo capiva mai, però no? Io si ostinava a fare questa prova, solo che a mia madre all'ultimo, con mulone, ce lavava i piatti, perché era sapone, non è che era mulone, talmente era liscio. Che era. Infatti si dice, quando non è buono, pare saponetto. Pare saponetto, giusto? Sì. Ora, un mulone, quando si arriva al mare, si tira fuori dal frigo, perché nel frigo ci vanno le bevande. E un mulone che infine fa? Si prende una busta di supermercato, bella grande, si inficca un mulone dentro a pressione, si attaccano i manici dalla busta e dai manici, che sono diventati nel frattempo due occhielli, si fa passare una corda di circa 20-25 metri. Dall'altro lato della corda, se ci attacca un pezzo di ferro con la punta, arrobato un docandere, perché se non è arrobato non ci sentiamo piacere. Ma non le devi dire, no, ma queste cose! Ce l'ha io stesso un docaraggio, ma non c'è piacere, capito? Capito? Ce l'ha arrobato un docandere, anche perché un pezzo di ferro, un docandere, non ci sta rubando questo niente, capito? Questo è vero, non è sempre rubatina, Sì, ma c'è sempre per quel porco sempre piacere. Sempre porco piacere, il porco piacere. Ora, ci libera da tutto. Questo pezzo di ferro c'ha un nome, che si chiama Caviglione. Però siccome in italiano non ha traduzione. Lo chiameremo Caviglione, va bene Caviglione? Caviglione. Un neologismo, il Caviglione. Il Caviglione, se sì, che arriva contro mare, io mulone con tutta la busta e la coda, se la assicura, da modo posso alzarmi, regia, attimo che siamo in totale. Falla completa, scusa. No, perché hai entrato Romuloni, è importante. Certo, è che piglio Romuloni no. No, c'è la gettata con la tempistica, il terzo tempo si fa. Alle Olimpiadi si fa. C'è anche l'urlo, il grido. E ora dalle prossime Olimpiadi non c'è più l'altro, il gesto del lancio del peso. I catanesi, medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, la squadra individuale. Hai entrato Romuloni. Hai entrato Romuloni, ci ha picchiato dociato, no? Inchia uno, no. Inchia due, oh. Inchia uno, inchia due, ha pigliato do tempo. Ah, ho capito, giusto. È come one, two, capisci? Inchia uno, inchia due,
in che tre, cavolone, perché se ne uno, non date sta cumulone di 18 kg, a resta andata a fare un motto, no, tutta la vita, giusto? Ora, umolone, perché si butta nel mare? Signorina, perché si butta nel mare? Che c'è tu? Perché deve nuotare? No! Perché siamo a fare un bagno? No, che c'è neanche! Perché ci sono le correnti fredde del mare che lo mantengono fresco, hai capito? No? Oh. Soprattutto in quella zona, non so se siete mai andati, il mare è un pochettino più freddo. Certo, perché ci sono queste correnti che si incrociano. Ci sbommica il fiume, ci sbommica il fiume sotterraneo, si sott'acqua. Arriva subacqueo. No, ma non solo, anche da Castello di San Marco ci sbommica direttamente sì. L'Alcantara, che fa freddo, no? Sì. Ora, dico io, c'è tutta questa miscuglio di sì. correnti, però... Ora, qua c'è una signora, guarda, ho visto là in fondo. Sì. Buonasera, signora. Buonasera. Signora... Io non voglio sapere l'indirizzo, soltanto le volevo chiedere lei a che piano abita, signora, a quale piano? Secondo piano? Lei è fortunata ah, sì? E non lo sa, signora. Perché, perché vedi, Salvo, la signora sicuramente fa la spesa ogni tanto, vero, signora? Certo, ci capita. Sì, sì. Le donne vanno, fanno la spesa, si occupano della provvista di casa, ma tutto il mondo sa che la busta della spesa, chi la dà al supermercato, sì. è stata progettata per spaccarsi dopo terzo piano, è vero o no? Che chi che stanno a quarto piano, non a cominciano alla sala, l'anno di turno non dà scala. Non ci arrivano mai. Un pettipollo, un docofono da mano. Quindi lei al secondo piano ci arriva sicuro? Sicuro, perché là ci lasciano i pelati per i peli. Perché si spacca, è normale che si spacca sì, o no? Sì, è vero, è vero. Ora, secondo voi, una busta del supermercato di questo tipo, un mulone di 18 kg, in balia delle onde del mare. Si rompe, dai. Ma quanto può durare? Niente. 30 secondi, un minuto, due. Ma prima o poi se spacca, io mulone sopporto mare. Certo. Per cui un mulone delle Toianne se lo mangia un affondaiello. Cioè io conosco gente che va al mare a affondaiello, dico come arrivano? Se mettono a riva, gli aspettano una passata di mulone delle Toianne, capito? Certo. È tipo tonnacchio, no? Sì, sì, sì. Se sopporto uno piccirino arriva, vieni a cà, chiedono a papà, vieni a cà, piglia il mulone, piccirino parte a capare Tarzan, giusto? Certo. E piglia il mulone, e riporta no? il melone arriva. Ora, sempre sul portabagagli, in dotetto, c'è un altro oggetto particolare, sì? che è il tavolino. Quello a valigia, sì. avete presente il non tavolino? Non quello che avete voi davanti. No, chiedo chi lo portate. Quello che si piega, sì. Esatto, che poi dentro c'aveva il numero 6 sedie di Ghidia X, è vero o no? Che poi che cosa è la sedia X? Signorina ride giustamente perché già sa sta furando, no? La sedia X sono due pezzi di ferro ungocchiati e poi c'è una fascia di nylon e buono più, giusto? Sì, quindi è... A spadera ce la levano perché se no ce ne capono più picca, quindi sono sei sedie senza spadera. Un anno il nonno della famiglia, mi scrivo, che è anziano, curda seggia, dei cutulisci, come se setta, tu lo doppia da cappotta e fa rovesciate, capare Cristiano Ronaldo, no? Vuol dire, quando casco un anno sape tutta da dormire. Perché ancora un anno sta cascando, picchia un anno perché certo, non lo ha salvato. Certo, certo. Ma no, perché vuolono bene, perché porta la pensione. È chiaro, certo. Diciamolo, dai. Vabbè. Un anno a campare il più possibile. Certo. Ora, questa crisi che c'è stata, sappo, c'è gente che un anno mosso due anni fa e là non do frigorifero. Ma no, non è vero. Si picchiano i soldi, giuro. Si picchiano la pensione che la procura. Sono, no? sono reati questi. Ma quali reati? Visto che è salvamento di vita, certo. sappo, piccettone. Basta, a un certo punto ci trasferiamo. Nel cofano posteriore della Fiat 128. Allora, nel cofano posteriore, appena duravo il cofano, sulla sinistra di solito c'è il bidone da 20 litri con l'acqua, chilo di plastica, classico bidone di 20 litri. Dice per lavarsi? No. Cioè, per bere? No. Con radiatore 228, perché ogni 20 chilometri c'è aggiungere l'acqua, non che sta macchina a tavolina non ci arriva. Quindi giusto? Diciamo che meno male che ne sono rimaste due, certo. perché sono scomodine. Beh, ormai, scusami, ancora hanno un radiatore antico. Ora, secondo una teoria del papà, sì. se sulla sinistra ci sono 20 litri di acqua, sulla destra ci hanno chiesto 20 litri di vino, perché certo. ma se non la macchina cammina a Spariggia, certo, no? Deve essere equilibrato. La macchina cammina a Spariggia, ora torno, perché se vi viste 20 litri di vino, gli picchi i cuffi magari con una ginnetta, giusto? Giusto. Beh, ora, nel mezzo, sì. tra i due contenitori, c'è il vettovagliamento, ovvero un mangiare. Perché non è che noi catanesi in particolare, ma i siciliani tutti, ne potremmo portare un panino camutto. No, no, è vergognoso. Un'insalata di riso, no, povera. No. Sempre poi che possono dire i vicini. No, è domenica. E andiamo a mangiare tutto quello che hanno visto, ma mangiato a casa di domenica.
Per cui al posto della ruota di scorta ci mettono questa pila di piaccia, ruota di scorta la lasciano a casa. Certo. La se arrestano appena, se la fanno poi c'è pure poi, io sono un genio niente. Però al posto della ruota di scorta c'è questa pila di piatti che comincia con i piatti sotto, il contenuto, e chi luca con moglie. L'altro piatto, il contenuto, e chi luca con moglie, e così via, tenuto tutto fermo e caldo, misteriosamente, da un elettrodomestico, non elettrico, quindi è un oggetto, un utensile, che ce l'abbiamo tutti, ovvero Amapina. Un applauso Amapina. Bravo, bravo. Guarda, questa Amapina. Cosa che tu racconti, grazie a questa storia, mi riporta indietro nel tempo. Certo. Mia mamma, mia zia. Ma tutti. Queste, poi avevano una tecnica nella, attaccata a chi è quattro pizze, no? Esatto, nell'annodare Amapina. Ma poi come fa a tenere tutto caldo? Ah, sì. Una cosa misteriosa. Amapina è pazzesco. È una, ora, che cosa un vestuto c'è? Termico. Che cosa c'è in questi piatti? Questi piatti si parte dal piatto di base e domenica c'è una cosa che non può mancare, signorina. La pasta al forno, no? Non può mancare, ma non una pasta al forno, però una pasta al forno da mare, leggera. Certo, sì, sì. Perché devi digerire certo, velocemente. Sì, quindi com'è fatta? L'olio, esatto. E poi c'è la molingiana che da fatta sì. A dadini in domenso, besciamella tipo che sta chiudendo, no? Abbiata così, no? Anniata da besciamella, un ragù fatto col capuliato, sì. Che sarebbe il tritato, di secunda, perché si sente la presenza dopo poco vivo, un suo vivo, no? Cioè la mamma quando arrimina un ragù, sì. Che ce levo con moglio, a mattina, perché sente un poco vivo, no, la nescere, no, la pignata no. Ancora vivo, no? Ma che immagine cruenta, che immagine terribile. Che quando arrivi alle tue anni reagisce con l'atmosfera, capito? Reagisce con l'aria e giustamente un doppio, la quaglia. Cioè si solidifica, i piccini scippano pezzi di sugo, ubbiano a marcia, fanno fare i sauti a tipo cutoliscia, tanto non squaglia, non è biodegradabile. Certo, certo, no? Certo. Al secondo piano, sì. Diciamo, di questa pila di piatti dove ci sono appunto le cibarie, c'è un'altra istituzione della famiglia catanese che non può mancare, ovvero i cutuletti. Però attenzione, cotolette imbanate due volte, salvo, sì, due sì, volte. Sì, perché deve essere un impasto rinforzato. Sì, bello, papà ci piacciono doppi i cotolette, no? Un'impanatura che essere doppia. 4 centimetri, che per tagliarlo ci vuole un flex, poi hanno foglio di purdesino, che è il prezzemolo, lo dico, perché ogni tanto, quando dico parole seus catanesi un poco più vecchie, qualcuna mi guarda così, qualcuno ma come che dire, sta dicendo? Dove viene questo qua? Dove viene? Ma questo signore da dove arriva? Oh, un purdesino è il prezzemolo, prezzemolo. Che ci sono foglie di purdesino sì, becate nella cotoletta, che sono quando a me ma. Cioè, gli hanno piantagioni di purdesino abusive, no. Capito? Che esistono le piantagioni abusive so, di purdesino. Ma non lo puoi digerire, io è come se ti mangiassi una foglia di fico, una palma, la puoi digerire molto una palma. Grandi, molto sai, grandi, no? Molto grandi. Te fai che ne scini, che ne sciono, non rotti, che ne sciono. Che se tu fumavi il purdesino, ti faceva meno danno, capito? Oh. Poi si arriva al contorno. Il contorno per la famiglia cambia ogni domenica a desiderio del papà. Dopo c'è la caponatina, dopo c'è la parmigiana, oppure i pipi con sale. Buoni, sempre cose buoni, leggere, buoni. Pomare. Sì. A noi ci hanno insegnato da bambini che per fare lo bagno, dopo un panino, aveva aspettare 3 ore. Per digerire. Ora, queste cose, aspettare 3 giorni. Certo. Perché come a Budignito, dall'acqua, ti inghiuma, andava a Uccalamma e ti guagli, no? Giusto o no? A Uccalamma che cos'è, signorina? A Uccalamma... La bocca dello però, dello però attenzione, la bocca dell'anima. Però letteralmente la bocca dell'anima, sì. Perché la bocca dell'anima è lo stomaco, perché po' catanese l'anima e lo stomaco su la stessa cosa. Non ci campiamo solo per mangiare. Un catanese se lo sbigli 7 a.m, ancora se pigliare un caffè, insonnacchiato, un doletto, si vota, ci dice la moglie con lo sguardo sperduto nel chi vuoto. Ci dice? Chi ci dice? Cettina! Ma come a mangiare a mansione? Perché è così. È il pensiero. Poi finisce da mangiare e lui si pigliava appena appena un caffè e l'interrogativo inquietante qual è? Cettina! Che c'è? Ma come a mangiare stasera? Proprio con quella faccia di quello che... Ma la cosa peggiore è la notte. Se lo cuocono, già che se ti arriva nella televisione, sai, no? L'ho sì. Letto, c'è Bruno Vespa, si sta calando un sonno. Io sarò sbiglia del botto. Cettina! Che c'è? Ma come a mangiare, romano? Sì, sì, perché noi siamo fatti è un pensiero così. Fisso, per cui la bocca così. Dell'anima e la bocca esatto, dello stomaco. Perché per noi è la stessa cosa. È la stessa mangiare cosa. È spirituale, esatto, capito? Esatto. Oh, ora, un nero maglione, l'ultimo piatto. Sì. L'ultimo piatto. Qual è? L'ultimo.
L'ultimo piatto è un piatto che non può mancare, è un piatto che vi assicuro c'è, e se avete incontrato qualche famiglia folcloristica di questo livello lo avrete visto anche voi. L'ultimo piatto è ubiatto, che è mulingiani fritti popanino dopo pomeriggio, la merenda. Certo. Perché la mamma dice: sai che bambino ci potiamo dare le merendine del supermercato? No, che ci fanno danno, che c'è l'olio di palma. Come no? Certo. E l'olio di palma non è una merendina, no? Certo. Invece il panino che è mulingiane fritte, no, i panini non ci fanno bene. Quello no? È sano. Ora quello... cosa succede? Sì, quello è sano. La mamma si porta sto piatto, sì, e lo tiene proprio da parte, perché guai a cui tocca le mulingiane prima delle 4:30. Non si toccano. La mamma che cosa fa? Scippa uno degli 8 ombrelloni, vi chiede quando arrivano, montano 8 ombrelloni con tutta la stoffa a girare, no? Pare che la stare 15 ore, giusto? Pare che sono terremotate, no? Ecco, che cosa fai? Ne riscippa uno di questi ombrelloni, si mette a guardia dopo atto che è molingiano che pare un stemma da Lega Nord, hai presente? Come no? No, lo conosco. Alberto da Giussano. Alberto da Giussano, no? Sì. E guai a cui tocchi è molingiano, coppa in mano, guai, perché? Perché qua c'è mensa, 5:45, si raccoglie all'accampamento dei genitori il bambino maschio della famiglia, Kevin. Kevin è un bambino di 9-10 anni, che la mamma definisce vivace, invece il papà lo definisce con nutello, che forse ha ragione il papà. Il bambino è stato lasciato libero di giocare nella spiaggia, no? La mamma lo giustifica. Il bambino, dopo un anno di scuola, deve spoare. Ma sì. E se non spoa ci vengono i brufoli al bambino, no? Sì, ma non deve esagerare. Ma deve spoare, il bambino deve spoare, giocare, deve prendere aria, deve correre, questo deve scappare. Vero, questo magari è anche un di gusto. Sì, sì. No? Oh, il bambino viene lasciato libero di giocare nella spiaggia. Questo è bello. Bambino che fare cavalli di gusta. Ma no, perché capisci? Questa non l'avevi messa mai. Ma no, però. Perché deve sgambare il bambino. Il bambino si arrecoglie all'accampamento. Giustamente la mamma vede che ci sono almeno 8 bagnini che lo stanno assecutando, il bambino, 8 bagnini di taormina. Perché? Perché il bambino vivace. Bambini, cioè, scusa, bagnini che anziché pensare a fare il loro lavoro, no, cioè a salvare le persone, assicurano. Ma un motivo c'è. Qual perché è? Il bambino vivace ci ha bruciato due cabine, un dolido e ci ha affondato pedalò il bambino vivace. Allora la mamma appena lo vede tutto sporco, perché il bambino si è sporcato, lo deve lavare. Ma può usare l'acqua do betone che poi non può tornare a casa? No. E allora che cosa fa? Lo porta a riva sulla battigia. Io metto mezzo a mordo do mare e mezzo no. Io comincio a segare con l'acqua salata del mare io cuticchioni. Ai. Poi lo sapete cos'è un cuticchione? La signorina mi tagliavo come dire... Ma se non sapevo cutuliscio... Ma scusa, allora glielo spiego. Noi, ma noi abbiamo... Cutuliscio non lo sapeva lei, era lei, sì. Allora, noi c'è... Questo ti sfugge. Sì, allora, vi spiego la classificazione delle pietre per il catanese, va bene? Qual è? La classificazione delle pietre secondo Catania. Sì. Allora, la pietra più piccola che abbiamo, la formazione proprio, diciamo, minerale, pietrosa, più piccola che abbiamo è Oprulazzo, che sarebbe la polvere, detto Oprulazzo. Piccolina. La formazione più piccola. Sì. Dopodiché ci abbiamo l'azolo, sapete cos'è l'azolo? L'azolo è il terriccio che usano i muratori nei cantieri per impastare col cemento e costruire le case. Spesso proprio messo tutto insieme. Ecco. Sì. Poi famoso anche nel mondo, perché c'è stato il famoso problema del buco nell'azolo, ne avete sentito parlare? Quello è il buco nell'azoto! No, nell'ozolo. Nell'azoto, no, nell'azolo però, lo dico... Perché arrivavano candela la mattina e c'era un butto sudando, capito? Dice, ma qui è che si è fotta azolo da notte? E quindi c'era il buco. Quello è il buco dell'ozono, mi fa impazzire, mi fa diventare pazzo. Lo faccio scattiare magari io. Ora poi c'è apicicola, dopo c'è apicicola. Apicicola è il sassolino, quello che ogni tanto si insinua nelle nostre scarpe. Apicicola, sì, sì. Ogni tanto viene uno che mentre che sta parlando, piglia come già fare in questa maniera, capire che c'è, ma dal lato. Tu pensi, o che c'è un telefonino che ci vibra forte, oppure ci sta pigliando una trombosa a destra, uno che come già fare. Va bene, qual è il problema? È che c'è la pizzicola andà a scappa, giusto? Quindi immaginando una specie di telecamera in già a scappa, che cosa fa lui? Si vede, sì. Ido, che cosa fa? Ido, solleva poco poco la pianta del piede e la stacca dalla sola della scarpa, lasciando un'intercapedine libera di 2-3 mm, una pizzicola si muove. Cocoppa in avanti, la pizzicola parte, però andappa andà a punta e torna a rere, e quindi fai tutta la giornata in questa maniera, sì. Dopodiché c'è la pietra normale, il sasso, e poi c'è la cutuliscia e quindi il cuticchione, che è una cutuliscia
più grossa. Poi la classificazione continua, poi c'è Mazzacane, o Scoglio, no, o Faraglione, no, no. E poi la pezza più grossa che abbiamo è l'Etna, non ce n'è più, quella più grossa, vabbè, quindi, non ce n'è più. Quindi, signorina, questa è scienza. Assolutamente. Adesso, quindi il cuticchione risulta essere una pietra di media pezzatura, di media. Va bene? Quindi, ora, non c'è Piero Angela che tenga che qua, no, non voglio dire, neanche Alberto Angela. Piero, Alberto, Angela, quanto sono? A tre sono. No, due sono. Ah, due sono. Piero, Angela e Alberto. Io pensavo Angela. Che erano Piero, Alberto e Angela. No, no, non lo so se hanno un parente che si chiama Angela, non lo so. Angela, Angela, non ci viene il bollo. Angela, Angela è difficile. Basta, a un certo punto sì. La mamma prende un cuticchione e lava il bambino con l'acqua del mare salata, io cuticchione. Che non è che ci leva l'abbronzatura, ci scancella proprio la pelle, c'è un ci fa nascere rosato, ci fa nascere rosato. Dopodiché o butta nel mare, perché il mare si disinfetta, e giustamente lo asciuga e ci mette il completino nuovo. Completino nuovo è canotta e pantaloncino, 2,50 euro. Ora dico io, signora, dico 2,50 euro, lo chiedo a lei, che può essere mai cotone, signora, 2,50 euro. Può essere mai spugna 2,50 euro? No. Che cos'è? Un cattano, un docinese, quindi non si sa che materiale è. Però, quando il bambino è bagnato, se la canotta tocca il pantaloncino, o piccirello si arruma, a tipo LED. Non si capisce perché. Sì, cose dei cinesi, sì, cose dei cinesi. Sì. Ma cosa sai? La mamma lo veste, ci mette questo completino nuovo e ci fai capire, bene, alleccata, dai atta. E finalmente, con un pezzo di Scottex, ci mette sto panino, che è un pezzo di pane in casa, questi mulingiani fritti, zuppati di olio rancido. Non so se avete mai notato, quando uno piglia un piatto di mulingiani, io batto un poco, la scuola d'olio arancione fosforescente, è vero o no? Perché prima c'era una friuta di cutolette d'olio. Era lo stesso. 48 cutolette, salvo. Sì, quindi l'olio com'era? Usato? Sì, chi era di mulingiani? Sì. Usato. Se ci mettevano un 228, camminava meglio. Certo. Perché non è che era olio. Era cioè. Lubrificante. Certo, era una cosa pazzesca. Per cui si vede questo pezzetto tutto pulito, con questo pezzo di pane in de mano, e un rigagnolo di uoghi arancione che c'è scuola a Andorazzo, che diventa fosforescente, magari un piccerino, no? Si vira da Calabria, certo. Virano da Calabria. Ora, la famiglia chi è? La famiglia Falsaperla, no? La famiglia Falsaperla formata dal papà, Saro, quest'uomo di 45-46 anni, cottolino, capanza. Classico. Lui viaggia con la canotta, quella bianca, quella a costine, non so se avete visto, quella intima, no? La classica. Quella bianca, la canotta intima. Le costine che, sono importanti. Esatto, certo. No? Oggi non le usano no, più. No, non si usa tanto, più. Però, così. Insomma, una volta era di gran moda. Non anche le perché, magliettine. Certo, se le t-shirt. Le t-shirt, no, t-shirt ora sono, insomma, di gran moda. Sì. Ma la canotta era la una canotta, cosa da uomo, tanto la canotta ce l'aveva il mascolo grande. Capito? Ora non si usa più, però lui ancora la porta e siccome c'aveva la macchia di sugo da sera prima qua, no? Perché aveva una panza, la gocciolina di sugo che può capitare che casca, non m'ha oritto. No. Se ci ferma andare la panza, se forma un laghetto, all'ultimo c'è bagno pane. Che schifo, no? Ma non è possibile questo. Uno bagno pane nel laghetto. C'aveva sta meraglia di sugo, medaglia al valor culinario, stampata a canna, cannottiera, che però siccome io c'aveva cavolo, 228, quindi non devi dare che sudando sta cannottiera c'è l'ippa d'angoglio, lui elegantemente si arrotola la cannottiera sopra la panza, no? Quindi la macchia si nasconde, l'avete visto chi sta che viaggiano con sta mezzaluna da panza da fuori, no? Vabbè. Io che cosa fa? Arrotola la cannottiera, i sei minni, ficca la cannottiera, rabocchia i minni, in modo che la cannottiera non sghida, capito? Resta bloccata fra minni e panza, unico uomo al mondo che guida 228 senza mano. Perché io cagnotto che dura dove dico, cioè la piega dell'ombelico, sta lì pando stesso. Per cui ci rimane la mano destra libera per cercare Gigi D'Alessio in tutte le radio del mondo. Certo. Il braccio sinistro non è che appoggia a Fenestrino come tutti noi, no. I dubbi a Fenestrino. L'avete visto che sta cagliando un corazzo che c'è pende, sì, no? Sì, è vero, è vero. Che poi si riconoscono, sai? Sì, poi è più pende il braccio, certo. È più importante assolutamente. Il personaggio. Assolutamente, ha braccio, è importante, ma si riconoscono poi, perché siccome da cuva a mano c'è sui candela, per cui si appareggia un'ita, no? Che un'ita, la mano sinistra appareggia. Perché lui si sporge molto. Certo. Di accanto c'è la moglie, la signora Falsaperla, col prendesole, che è abito tipico pigliere a mare, il zoccolo del dottor Scholz, che da farmacia non gammare non ci viemo. Poi c'aveva il mollettone che lo cuociura da plastica fucsia. Classico, classico. Classico. La signorina forse ce l'ha perché ride, no? Di solito è crisantemo, tra l'altro, no? Di solito è crisantemo. Sì.
Però siccome è fucsia, capisci, fa estate, fai, capito? Non dà quell'impressione. Effetto estivo, sì. Un crisantemo per noi c'è ciurro dei motte, sì, no? Beh, però beh, in quel caso... Dietro c'è il bambino, Kevin, la bambina, su Ellen. Un anno, perché abbiamo detto con anno su Pottono, e la signora d'appresso, che sarebbe la vicina di casa. Che siccome è anziana, non la lasciare sola, capito? Se la porta, o librino, sì, capito? Sì. Sa carrozzino. Un atto di amicizia. No, ma ci ha portato magari per compagnia da un anno, perché il nonno è anziano e vedovo. Sì. La signora è anziana e vedova. Ah, ho capito. Un anno, scusa che sono scritta da re, andai a macchina, andai a cubi, capito? No! A buda una mano. Ancora! E acchiappa una coscia, acchiappa un femore, una rotola. Che sei i protosi calossa, il nonno si passa il tempo. Ora, dai, immaginate questi sei individui, sei chiusi in 228, proprio insassazzati in 228, un papà, picchiolo lo sputtello terrere, che erano quattro, in cacao, copera, no? E poi in cacao, sucate vuciato, poi no, ci chiudevo lo sputtello. Sotto vuoto. Sucate vuciato e sotto vuoto. Sotto vuoto, sotto vuoto, no? Maestro. Ora, immaginate questi che arrivano al casello, sì, di Catania. Qua per siamo, entrare eh? In autostrada a San Gregorio, esatto, perché la località è quella. Ora, chi arriva dalla città deve fare una piccola salita, che c'è un dislivello, sì, no? Sì. Quindi immaginate, un due filo da mansione, da macchina che di chianata comincia a vuggere, perché non ce la fa, un solo a picco, un due tetto, a caloria da pasto a forno, un due cofono terrere, se ci sono 40 gradi fuori ce n'è 85 in la macchina, giusto? Ora, chi si ricorda il Fiat 128 saprà che aveva i sedili di finta pelle, certo, nera. Certo. Un piccerino che ha pantaloncini sura, e quando arrivano a mare per spiegarlo da Sirili ci vogliono due cristiani picchialippa, mica. Io conosco gente che non ci cresce più lucca sotto, perché io parlo avevo 128. È un retaggio del 128. Ammazza il bulbo pilifero. E lo distruggi proprio. Io ho un'amica che si procurava un sedile di 128 per fare a spascio. Che? Per fare chi? Io ce l'ho andò bagno. La mattina 20 minuti ci appoggia che sta qua i mustazzi. Dice che, vabbè, si fa la depilazione ufficiale. Sempre sedile, giusto, per cui non lo sappiamo, poi ognuno ci appoggia chi lo vuole. Fermo, la sua casa, chi fermo, sappiamo, no? Chi sappiamo. Fermo. Ora, immaginate questi che arrivano al casello. Siamo ora, al casello, eh? Chi di voi, lo dico anche a quelli a casa, ha fatto un'autostrada a pagamento e c'ha un bambino maschietto di 9-10 anni. Lo so. O anche chi di voi è stato bambino. Io lo so cosa vuole fare 9-10 anni, arrivi al casello fare. Il bambino un solo desiderio c'aveva, no? Com'è? Chi è? Com'è? No, che sta facendo? Che cos'è? No. Che fai? Gesto strano? Che bambino? Il bambino, papà! Ma quello vuole fare, papà! Un gesto strano, quello è. Voglio pigliare io un biglietto. Perché vuole pigliare un biglietto? Ammungi, no? E tiro un biglietto. C'ha un bottone rosso e tiro un biglietto. Papà è contento, perché il bambino sta crescendo, capito? Il bambino sta diventando grande, per cui dice, sì, partecipa, il bambino vuole essere protagonista. O papà porta la macchina in mezzo, chi avanti, il bambino scippo giravite da finestrino, perché in 228 la maniglia se non bevo adesso iorno, no? Per cui per tenere il finestrino c'era o la mezza molletta di legno, o chiacco. Ma quante volte l'abbiamo fatta? Oppure un giravite, no? Giravite Mario, italiano. Quante volte l'abbiamo fatta? Noi che abbiamo qualche anno in più. È vero, ecco, è vero. Ora che ricominciate. No, per dire, cerco conforto. Il bambino libera questo finestrino che se ne cala, e finalmente si trova davanti questo pulsante rosso bellissimo, per pigliare un biglietto dall'autostrada, no? Gli ha fatto il mungere un bottone, pum! Appena mungi un bottone, cominciano a suonare tutte cose. Po, pi, pi, po! C'è calava la sbarra davanti che non aveva funzionato mai! Per cui aveva la sbarra chiusa, le macchine d'arrere, non poteva ire né avanti né manca arrere. Quindi con nonchalance, tagliavo a piccerire un do specchietto e ci disse, chi è venuto a papà? Che mungista, disgraziato, che toccaste? Ancora maravara a mare, già sta facendo danno. Sdisonesto, che toccaste? Pigliaste la tua madre! Perché il bambino che fa danno piglia dalla mamma, e su questo certo, dubbio perché, non c'è. Perché poi il papà coglie l'occasione per dare le colpe, per no? Per prendersela con la moglie. Che toccaste? Papà, ho un biglietto molto, sta attaccato da Leano, tutto a 90, disgraziato. Che tocchi, che mongista? Oh papà, sta mano, ta taglio sta mano, disgraziato, talebano! E ci andano un bolone a piccerino che è assettato da reni, quindi un piglio piglio, no? Muto! Pam! Un piccerino che è sveglio, si accala, cucciavando a mezzo, un anno! Una iangata a rendere a Ciarciovano un primo casello, che non potele passa, no? 1800 euro di rendere, c'era finestrino aperto, ci scoppolavo, maestro, no? Sì, oh, maestro. Basta, a un certo punto il piccerino si inficca sotto il sedile, che vista la carta malapigliata, il marito non potendo sirla pigliare col figlio. Con cosa piglia? Con la moglie. Sempre, e quindi sempre, nasce sempre questo piccolo litigio, sempre no? Così. Disgraziata. Io dal lavaretto che stamattina andavo a mannescere da casa, che io mi sentivo a casa, che ne capitava qualche cosa brutta. Mentre che non posso essere ascoltato,
Mentre chi è causa si porta più con bassa, ma qualche ghionno, perché noi poi facciamo la minaccia, no? Diventa una tragedia, qualche tragedia greca. Accatta una barra di veleno, gli faccio parare il giornale, faccio parare, classico, no? Esagerato. Esagerato. L'uomo deve esagerare. Basta, a un certo punto alla macchina si avvicinavano tre persone, una delle quali era in divisa. Ora, un catanese quando vira uno che ha divisa si resetta, si recupiglia. Sì, sì. Come visto che si avvicinavano, dice, oh, chi ti stanno venendo qua, muti, eh? Non barrate che parlo io, muti! Come chi ti avvicinavano, buongiorno, c'era un lasso, cos'è? Sì. Io, la voce somma, buongiorno, prego, prego, si mettesse sulla destra, prego, sulla tassa. Un vicino esce dal casello, dice, complimenti. Dice, come complimenti? Dice, complimenti. Questa è la milionesima macchina che passa da questo casello, di cui l'ANAS, Società Autostrade, ha deciso di regalarci 20.000 euro. Pì. Quando? 20.000 euro. Pì. Io dopo cancello tutto questo. Certo, è un'altra storia. Sarina. Ma io stamattina pare che mi sentivo a cacca, non va a capitare una cosa certo. Bella, va. Quando uno si rosbiglia positivo, va. Bedro papà. Bedro o papà certo. Sarebbe Kevin, che un minuto prima lo voleva uccidere. Ci voleva tagliare la mano. Sì, sì, ci voleva dare un veleno. Bedro papà, fatto vasare sta manuzza fottolata, tutto suo padre, due gocce d'acqua, cacciano tutto questo. Certo. Un anno con dentro, con la iangata, 20.000 euro, scassate per le coppa. Certo. Più coppa c'erano, più soldi pigliavano. Il nonno era contento. Basta, a un certo punto arrivano giornalisti, telecamere, salvo la Rosa, che quando ci sono questi budellini. Non è che io arrivo dove ci sono budellini, faccio il giornalista, faccio il cronista e c'è la notizia, racconto. Scusa, un premio di 20.000 euro dell'ANAS. Racconto. Poteva mancare a salvo la Rosa. Racconto. E salvo la Rosa si inficca col suo microfono e fa la classica domanda. La fai tu la domanda. La voglio fare io, se c'è salvo la Rosa, io chi sono? Salvo la Rosa. E allora la faccio io. Senta, gentile signore, intanto complimenti. Grazie, signor La Rosa, grazie. Complimenti grazie. Perché lei è veramente fortunato. Grazie. Complimenti anche al bambino che è stato lui. Mio figlio, è stato lui. Era qua, chi è? È un bambino meraviglioso. Bellissimo. E complimenti anche a sua moglie, una bellissima donna. Stiamo bene, bellissima donna, esageravo. Allora, senta, davanti alle telecamere, io le devo fare la domanda classica. Lei sì. Adesso, sì. Con questi soldi che ha vinto, che cosa intende fare? Dunque, signor La Rosa, come sì. Prima cosa... Sì. Ho pensato che mi piglia la patente, che mi pare una cosa giusta. No, ma come? C'era chi lo ha diviso. Come ha detto, scusi. Tutto. No, ci mi piglia la patente, picchiava 20 anni, che mi aiuto ritta. Non volesse che mi fermano, mi consumano. Ma certo! Amici, lei stava guardando la macchina senza patente. Che beh, ma ora mai piglio. E come sai piglio? Sentiamo. Che con 20.000 euro voglia, ma accatto. Ah, sa accatto, Sparta, bravo. Complimenti, scusa un momento, signor notaio. Scegliamo la sede. Certo. Ma scusa, ma se mi disse lei che vincevi 20.000 euro, ma perché sta scegliando la sede? Ma perché secondo lei, non guarda, c'eravamo 20.000 euro a uno che guida la macchina senza patente, avanti, piuttosto scendiamo la macchina che si è pigliata la contravenzione. Ah, vai, signor Vigile, chiude il sonoglio, avanti, scendiamo, c'eravamo 20.000 euro a uno senza patente, scendiamo la macchina, la moglie. Per venire in aiuto del marito che era in difficoltà, il signor Vigile, non ci resta conto a mio marito, io è embriaco. Anche. I mogliere che parlano quando ne vissono a parlare, a scapazzare, sdrubbolo, cantoniere. Come? Lei guidava la macchina senza patente, per giunta ubriaco, io voglio 20.000 euro, scendiamo la macchina che ci è pigliato in contravenzione, avanti, scendiamo. Ah, vai, signor Vigile, avanti, scendiamo. Ora c'eravamo 20.000 euro a uno senza patente, per giunta ubriaco, scendiamo la macchina. Il bambino dietro, Kevin, per congiurare l'opera, dice, oh papà, io ti lavorito, una macchina rubata, una macchinina. Ma no, non è possibile, andiamo in pubblicità. Ah.